Seconda manche aumenta anche un po' la difficoltà. Quindi quando, scusate, nel frattempo mi si è rotto il tacco di una scarpa, ma non distogliamo Federico dalla concentrazione. Intanto tra un po' me ne porteranno un altro, bene, accendiamo. Seguimi tu, Federico. Dammi tue indicazioni. Non vedo neanche l'incrocio, pensa come sto. Arancione, non c'è. Allora. Posso provare? Questa per me è praticamente, sono tutte persone uguali, quindi aiutami tu e dimmi dove devo andare. Una persona sta sostenendo un... È un telefono? Scusa, esatto. Stefano Vicario, ci puoi fare un... Sì. Mamma mia, incredibile, questo figlio! Posso dire, è stato più bravo di te? Volevo dirlo, non è bravo come me. Non so se ti hanno sentito bravo. Attraverso il mio microfono. Vieni, Federico. Io provo a storcere gli occhi. Sì, ma non è come mai, ho visto, Paolo si è girato e ha detto... Francesco. Molto bravo. Incredibile. Noi sempre risponde in modo eccezionale. Certo. No, non in particolare. No. Ecco. Tennis? No, neanche. Niente. Vabbè, comunque in un futuro non li ascoltare. Avete dato il vostro voto? Il voto, ora entra in combutta con il primo. Bene, vediamo qual è la media. Il dato tecnologico. Con questo dito. Confermato. Del voto dei nostri giudici per Federico. Qualcuno di voi non ha votato. Grazie, abbiamo ricevuto. Vedi se è scritto sul tuo. Grazie, abbiamo ricevuto il tuo voto. Mo' rimbambito sì, però. Sette. Senti, allora in questo momento è pari. Ma ricordiamo. Scusami, devo spiegare una cosa. Grazie Federico, ci vediamo poi dopo. Maestro, allora la sua abilità qual è? Allora, la sua abilità. Dunque, lui praticamente che succede? Scegliamo, che ne so, il salame. Lui a occhio così, con la sciabola taglia, duetti, a occhio così, una cosa. Mi fa duetti di Würstel? Ah, vogliamo. Questo viene 12 euro, facciamo questo? Ok. Allora, fare malafiura. Sì.